Iniziamo. Buonasera a tutti, sono le 19.13 e dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Casoli. Passiamo al lavoro alla dottoressa De Cinque per l'appello. Prego. Presente. Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Chiamo con certo lettura l'approvazione del parere precedente tenuto a consigliare del 27 maggio 2021. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni le diamo approvate ad unanimità. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto determinazione piano economico finanziario, approvazione del piano tariffario TARI anno 2021. Parola al vice sindaco dottor De Petro. Grazie Presidente, quest'anno il piano economico finanziario per relativa alla TARI può essere approvato in Consiglio Comunale entro il 30 giugno. Quindi nei termini ci apprestiamo a discutere questo piano e ad approvare la relativa. In questi anni c'è stata tutta la revisione della normativa che riguardava appunto la determinazione e la relazione del piano economico finanziario, addirittura il legislatore nazionale aveva previsto che questo adempimento fosse delegato a un governo d'ambito chiamato ENAC, però purtroppo l'attuazione di questo organismo non è stata ancora attuata e quindi la competenza spetta ancora al Consiglio Comunale. La determinazione del piano economico finanziario deve vedere senz'altro conto di quello trasmesso dall'Ecola del gestore a cui il Comune di Casoli ha affidato il servizio. Dalla relazione vista dall'Ecola si evince che il piano economico finanziario relativo al servizio che loro svolgono per il Comune di Casoli viene a costare 516.128 lire escluse. A questo vanno aggiunto i costi che il Comune sostiene per il servizio stesso e abbiamo un costo complessivo di 701.333,42. Ricordo al Consiglio Comunale che nei mesi scorsi erano state utilizzate delle somme, precisamente per la somma di 15.039, proprio per compensare quella differenza che c'era per le tariffe relative all'anno 2019 e quella relativa all'anno 2020. E questo conguaglio si è effettuato appunto prima il Consiglio Comunale e poi è stato attuato con la delibera di giugno ed è stato utilizzato il cosiddetto avanzo vincolato. Nel periodo in cui in questi ultimi due anni, con la presenza del Covid, il legislatore nazionale è intervenuto e proprio in relazione al strutturale dell'emergenza epidemiologica del Covid-19 al fine di attuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate alle chiusure obbligatorie o dalla restrizione dell'esercizio delle rispettive attività è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 600 milioni per l'anno 2021 che è finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette categorie economiche. Per quanto riguarda invece il Comune di Casoli, per l'annualità 2020 l'agevolazione massima ammissibile per la TARI è pari ad euro 61.581, di cui euro 22.606 per le utenze domestiche, 38.975 per le utenze non domestiche. Nel 2020 questo ente comunque ha utilizzato riduzione per la TARI alle sue utenze non domestiche per un importo complessivo di euro 30.104. E nel corso del 2021 è stato utilizzato il conto
adottate il 2020 per finanziare il fondo di cui avevo parlato prima, di 11.039. Alla data odierna, il residuo del fondo TARI collegato al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali è pari ad euro 20.438. Alla luce delle predette considerazioni, questa amministrazione ritiene comunque di utilizzare questo fondo e di poter applicare una riduzione percentuale della quota variabile nella misura del 10% destinata alle utenze domestiche. Invece per le utenze non domestiche verrà applicata una riduzione del 27,50% sia per la misura fissa sia per quella variabile. E questa riduzione verrà utilizzata con la rata a saldo del conguaglio quindi previsto per l'annualità 2021. Ricordo al Consiglio Comunale che le scadenze che abbiamo già deliberato in precedenza erano la prima rata d'acconto il 31 luglio, la seconda rata d'acconto il 31 ottobre e la terza rata a saldo il 31 gennaio 2022. In questa rata verranno utilizzate queste agevolazioni che noi questa sera approviamo in Consiglio Comunale. Inoltre dobbiamo prendere atto che le agevolazioni per le utenze domestiche sia per quelle domestiche possono essere poste a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa, comunque anche in questo caso gli importi sono abbastanza limitati. Sottopongo quindi all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente lista. Cioè una volta i primi punti riguardano più che altro i coefficienti utilizzati e previsti dal legislatore nazionale per la determinazione delle tariffe e inoltre per la determinazione del piano economico finanziario e poi invece di quantificare, questa è la nostra domanda, di quantificare in euro 676.126,68 il gettito complessivo della tassa rifiuti, dando atto in via previsionale ed assicurata l'integrale copertura dei costi di servizio quale risulta dal piano economico finanziario di cui al punto 2 del deliberato, al netto delle entrate di cui all'articolo 1.4 della determinazione ARERA. Cioè questo che significa che la spesa complessiva è di 700.000. Però noi questa sera approviamo il piano economico finanziario di 677.000. Questa differenza è data da due voci che ci vengono corrisposte, che vengono corrisposte in parte dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda la tale delle scuole e in più per un recupero che si andrà a effettuare di circa 15.000 euro sulla TARI. E quindi la scomposizione totale delle entrate relative a 677.126 è formata in questo modo: la tariffa variabile 384.600, la tariffa fissa 292.526,79 per una tariffa complessiva, come dicevo prima, di 677.126. Di stabilire quindi le seguenti agevolazioni: Covid-19 per utenze domestiche chiuse o limitate per effetto di appositi provvedimenti, tra cui i decreti presidente del Consiglio dei Ministri e simili, pari a 27,50 della quota fissa e variabile, con esclusione delle seguenti categorie: ospedali, banche, istituti di credito, edicole, farmacie, tabaccai, supermercati, pasta e pane, macelleria, salumi e formaggi, ortofrutta e pescherie. Covid-19 per utenze domestiche pari al 10% della quota variabile. Poi il costo di cui ho parlato prima di 61.000 euro viene finanziato con specifica autorizzazione di spesa, la cui copertura è prevista dal capitolo in uscita del 1749, di cui parleremo nella prossima delibera con la variazione di bilancio. Questo piano verrà trasmesso alla Pena e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Chiedo infine al Presidente che la presente delibera venga dichiarata e verrà anche seguita. Grazie. Grazie, Vicente. Dichiaro aperta la discussione, sono interventi. Prego. Non è semplice, avrei voluto dare un contributo positivo a questa delibera, ma mi sono dovuto arrendere. L'altra volta, nella discussione precedente, nell'annualità credo del 2020, noi siamo stati anche un po'.
benevoli, accomodanti, a fronte di un provvedimento così difficile e complesso. Non capisco nemmeno perché, De Petra lo ricordava, ancora il Consiglio Comunale deve occuparsi di queste materie. Però sinceramente mi sono perso. MTR, PEF, coefficiente sharing, DRIF, RIF, altre formule, io mi sono perso. Non sono in grado di comprendere, forse qua ci voleva veramente un seminario per comprendere bene tutta questa problematica, e almeno per quello che mi riguarda non è stato così. Io immagino che gli altri sono più bravi di me e avranno sicuramente avuto una conoscenza diversa di questi meccanismi, magari sono stati diversamente edotti. Io ho provato anche stamattina a chiamare qui in comune per avere qualche delucidazione, non solo in ordine a questa problematica, ma anche in ordine alla variazione che abbiamo in situazione. E questo è un qualche cosa che mi sento di dire. Il giorno che c'è il Consiglio Comunale, io credo che il ragioniere deve passare qua. Non può essere il mio amico Donato, siamo amici, ma non può. Credo che questa sia una regola da ristabilire. Non dico che debba venire il revisore dei conti quando c'è anche in questo caso, ma il ragioniere deve stare qua. È diventato probabile. Perché? Capito, è diventato una parte, ci sarà un'altra persona che può fronteggiare una cosa del genere. Io non è che potevo venire sabato qua o domenica. Credo che almeno da via istruzioni, perché se qualcuno viene a chiedere dei nomi, anche l'ufficio dei conti non è stato in grado di darlo, la segretaria non c'era, io non sapevo che cosa fare. Mi sono avventurato allora nella lettura difficile in questo contesto, per cui sono arrivato al punto da dire che io non posso approvare al buio questa proposta di delibera, per l'amore del cielo, magari sarà stata anche correttamente impostata dalla Econam e poi dal Comune. Per esempio, a un certo punto si dice che l'ente territoriale di competenza è il Comune. Il Comune che deve asseverare il piano finanziario. E infatti qua troviamo la relazione. La relazione che ha? Il Comune. Io il dirigente. E perché non ho firmato? Ma siccome a parte della delibera. Ho capito, però a un certo punto è integrante e sostanziale della delibera, non è necessario che un... Sì, ma uno fa, vedete, uno fa una relazione e dice null'altro da aggiungere. Chi è? Chi? Il Consiglio deve essere messo nelle migliori condizioni per sapere come si svolge tutto l'iter procedimentale. Questo funziona così, se posso dare un contributo, se no aspetto la fine, come preferisci. No, non è questione di fine. No, io do il contributo per rispondere immediatamente a loro. La relazione è assimilata al revisore dei conti, infatti c'è il parere del revisore che attesta l'esattezza. Poi nell'insieme della delibera di per sé le cose fondamentali sono il revisore 2750. No, lasciamo perdere, non confondiamo. Quello che secondo te può essere un aspetto favorevole di questa cosa, di recente deve asseverare, ma qua c'è una relazione che va sottoscritta. Chi presenta al Consiglio Comunale una relazione, questa deve essere sottoscritta dal sindaco, dal vice sindaco, dal dirigente, ancora di più grave. Se il dirigente rimette al sindaco, al segretario, al presidente del Consiglio una relazione, non la firma. E non l'ha data nemmeno. Questi sono aspetti che qualificano un ente e la procedura che deve osservare. Noi la gestione Econam lo abbiamo approvato, noi, anche per noi è stata una liberazione quella rispetto alla precedente gestione, per quanto sono ancora oggi necessari molti miglioramenti, tant'è vero che mi pare di aver letto da qualche parte che esiste anche una componente di questo piano finanziario che riguarda il miglioramento del servizio. Il miglioramento deve esserci perché effettivamente ci sono degli aspetti che vanno curati. Siamo soffocati dal vetro e dalla carta, 15 giorni, siamo pieni, intasati di queste
di questo materiale che viene ritirato ogni 15 giorni. L'umido, adesso si respira un po' di più, è stato più volte sollecitato quello di consentire la raccolta dell'umido 3 volte alla settimana. Adesso per 2 mesi abbiamo questa raccolta, ma questo deve essere esteso per tutto l'anno, è stato sollecitato 1000 volte anche attraverso interventi social. È un impiego più sicuro dei mezzi, vediamo, è stato detto in questi giorni, ogni tanto, non è una mia frequentazione abituale quella di leggere nei social, però ogni tanto leggo qualcosa come quello che accade nella nostra cittadina dopo mezzanotte, di queste gare automobilistiche che si fa qui nel centro urbano. Ebbene, anche questi mezzi della nettezza urbana devono rispettare quelle che sono le regole del codice della strada e devono fare chiave, quando si fermano in salita devono spegnere il motore, non lasciarli accesi con il pericolo, come è già successo, che possa sfrenarsi e combinare guai ancora più gravi. Vediamo ancora un attimo. Poi la pagina 4, mi pare, della delibera, si parla anche qui di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestando la veridicità dei dati trasmessi. Dov'è questa dichiarazione? Era gli atti? Era gli atti? No, non è necessaria. Cioè questo, nella delibera viene detto se veniva attuato, se c'era il governo Rambi collegato, erano necessari questi documenti. Ormai in questo periodo occorre la relazione e l'esposizione dei costi della parte finanziaria da parte del Bertolan. Questa è soltanto una previsione nel caso in cui ci fosse già stato attuato questo. Quindi questa dichiarazione non serve? Per adesso non serve, occorre la dichiarazione del comune. Non del comune, occorre la relazione fatta da Evola. Alla pagina 4 della delibera si dice che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati. La validazione è quella della relazione. Una dichiarazione, ai sensi del DPR 4, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati. Questo non era necessario. Non era necessario perché questo deve fare l'autorità, ma questa autorità non è stata ancora costituita. È relativa all'autorità, cioè anche se legge nella pagina successiva, l'autorità stanno alla necessità di chiedere ulteriori informazioni. Questo è il procedimento che verrà attuato nel momento stesso in cui. Quindi questo legale rappresentante è un legale di un'autorità che ancora non c'è. Ancora non c'è, e questo ente si chiama ITATO, che purtroppo sul nostro territorio non c'è scritto. Dato atto che ad attualità nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il comune di Dato non risulta definito e o relativo l'ente di cui all'articolo 3 le relative funzioni sono di competenza dell'amministrazione. Poi giustamente il sindaco va a beccare dove ci sta la riduzione del 10% per farlo fare, che in altri comuni si è fatto qualche riduzione anche maggiore, e secondo noi sono inferiori alle aspettative di una popolazione già di per sé che ha sofferto, e anche dal sistema economico che è stato quasi al collasso per via del Covid. Poi l'altra cosa che mi sembra da verificare, da accertare, cioè qua ci vogliono 100.000 euro da parte del comune per la gestione delle tariffe e tutta l'ambaradan che riguarda questa gestione. 40.000, 45.000 euro l'ufficio tecnico, più 49 dell'ufficio dei punti e del fatto. Addirittura una persona in più di 3 mesi, 4 mesi, non so quando per altri 10.000 euro che deve collaborare per risolvere questi problemi. E mi sembra un po' eccessivo, 100.000 euro è un quinto del costo che ci chiede la Ecolan rispetto al servizio che fa
la dottrina. Questo è quando, per queste ragioni, salvo la posizione dei miei colleghi, noi riteniamo di non poter approvare questo provvedimento. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Allora, consigliere, posso? Sì, un attimo solo. Premesso che condivido in pieno l'intervento del consigliere Barrera nella parte in cui va a evidenziare il fatto che c'è una difficoltà enorme nel capire questi coefficienti che poi cambiano annualmente, effettivamente c'è una difficoltà abnorme nel capire, poi cambiano anche i rapporti tra i costi fissi e i costi variabili che sono quelli che vengono a smembrare la tariffa, a cambiarla, quindi veramente c'è una difficoltà enorme. Ma per entrare nel merito invece della validazione del PEF e quant'altro, bisogna leggersi l'organo di revisione economica finanziaria, il parere del revisore dei conti, che nella fattispecie va a chiarire che nella risposta di Arena, che in merito al quesito posto dall'AGI, ha chiarito che il parere dell'organo di revisione dell'ente è equiparabile alla validazione del PEF, essendo tale soggetto riconducibile alla struttura dell'ente preposta alla valutazione, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale. E poi leggendo sempre lo stesso parere si va a capire che Ecolan, che è il soggetto gestore, ha presentato in data 15 marzo il piano economico finanziario grezzo, cosiddetto grezzo viene chiamato, secondo la nuova metodologia Areva, perché è cambiata anche quest'anno, è andata a cambiare i parametri. Nella relazione che illustra i 6 criteri di corrispondenza dei valori riportati nella fotovista con i valori desumibili alla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, quindi è un parere corposo questo del revisore, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione consigliare chiamata in premessa, concernente l'approvazione del piano finanziario della relazione di accompagnamento al PEF per l'anno 2021, nonché l'applicazione della riduzione dei tagli per l'anno 2021. E queste riduzioni, che sono a mio avviso di tutto rispetto, è importantissima, perché dare la possibilità di ridurre sia sulla parte variabile che sulla parte fissa del 27,5% non è cosa da poco, come del resto anche l'anno scorso si era dato un'importante riduzione per quanto riguarda le utenze non domestiche. Poi dare la riduzione del 10% alle utenze non domestiche, per tutte le utenze non domestiche, è altrettanto importante. Quindi fare una comparazione con altri comuni, bisogna andare a vedere se questi comuni vanno a chiamare la riduzione solo sulla parte variabile o solo sulla parte fissa. Noi l'abbiamo fatta entrambi, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile. Quindi a mio avviso è un'importante riduzione che andrà e che fa a beneficio dei cittadini di Casoli e soprattutto anche nelle difficoltà che si sono creati, che si è creato in questo anno e mezzo di Covid, che è stato estremamente difficile e continua ad esserlo. E in particolar modo va anche a manifestare l'importante lavoro che stanno svolgendo anche i cittadini di Casoli nel raggiungimento di obiettivi prefissati, che è quello della riduzione della frazione indifferenziata e quindi un miglioramento ambientale e con un aumento della parte differenziata del rifiuto. Quindi a mio avviso è importante poter dare anche una testimonianza ai comportamenti virtuosi dei cittadini di Casoli. Del resto è questa la volontà dell'amministrazione, quella di poter, ovviamente con gli equilibri di bilancio, di poter dare le maggiori agevolazioni possibili che il bilancio stesso ci consente. Grazie Presidente. Grazie Sindaco.
sono altri interventi? Se non vi sono altri interventi, prego. Grazie Presidente, io intervento ovviamente una grande qua di dichiarazione di voto, un voto favorevole da parte del gruppo di maggioranza, perché secondo noi c'è una giusta, c'è stata una giusta equità fiscale nella composizione insomma di queste riduzioni e mi piace affermare che insomma il voto favorevole possa essere riassunto così, non sono né parole, ci vorrebbe chi ha poco, chi non ha nulla non fa di nulla, chi ha poco fa di poco, chi ha molto fa di molto, quindi si sterchi un pieno secondo me una politica di equità fiscale e sociale che questa amministrazione ha sempre avuto a cuore, quindi da parte nostra voto favorevole. Grazie. Ovviamente gli aspetti migliorativi possono sempre esserci. E noi ci asteniamo per le motivazioni espresse nell'intervento. Grazie. Dichiaro chiusa la discussione e la dichiarazione di voto. Chi è favorevole al punto numero 2 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto determinazione piano economico finanziario e approvazione del piano tariffario pari anno 2021? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi si astiene? La delibera approvata. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto la reazione al bilancio di revisione finanziaria 2021-2023, applicazione avanzo di amministrazione. Parola vice sindaco, il dottor Bedetta. Grazie Presidente, si tratta di apportare delle variazioni dal bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 che derivano da mutate esigenze intervenute nel corso dell'attuale gestione. E in particolare occorre stanziare tra le entrate i contributi statali relativi ai danni eccezionali per eventi meteorologici per un importo di 400.000 euro, questo al fine di poter permettere al competente ufficio di impegnare le somme per l'avvio di lavoro. Quindi occorre stanziare tra le entrate e le spese di bilancio di previsione finanziaria in qualità 2021, la somma di 52.000 per il fondo di solidarietà alimentare, così come previsto da un decreto legislativo. Poi occorre finanziare la somma complessiva di 20.000 euro per il finanziamento delle iniziative e il potenziamento dei centri estivi dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri di funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. E poi occorre allineare alcune entrate e alcune uscite per quanto riguarda gli assegni familiari e la proroga del contratto per due agenti di polizia locale fino al 31 luglio 2021. Poi, come ho già detto prima, occorre allineare le entrate e le spese sulla base della definizione del piano economico finanziario per il servizio della gestione e dei rifiuti. Inoltre, in estate libera c'è un prelievo dal fondo dall'avanzo di amministrazione per 250.000 euro da utilizzare per il finanziamento di spese relative agli investimenti ed in particolare la manutenzione straordinaria delle strade comunali. E quindi, come ho già detto prima, si procede all'applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 annualità 2021 per il finanziamento di parte delle riduzioni della TARI previste in sede di determinazione tariffaria.
alla luce di questo utilizzo dell'avanzo di amministrazione, attualmente abbiamo un avanzo libero di 429.733 ed un avanzo da applicare con questa parte accantonata, la parte vincolata, e quindi che sono i conti destinati, pari a 2.138.934. Quindi chiedo di approvare la seguente delibera e di applicare per le motivazioni espresse in premessa al bilancio di previsione finanziaria 2019, in qualità del 2019, l'avanzo di amministrazione risultando dell'approvazione del rendiconto 2018, e un avanzo applicato complessivo di 270.438, di apportare al bilancio di previsione le variazioni di competenza efficace di cui alle premesse, e quindi di necessità e urgenza sia di conseguire i competenti uffici di accorso alle attività conseguenti, di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. Grazie Vicente. Diciamo aperta la discussione, sono interventi. Immagino che ci saranno altre occasioni di questo Consiglio Comunale, immagino ancora altre variazioni. E nelle cose, anche considerando il periodo, quindi la nostra è una posizione, ancorché di attenzione, ma quantomeno di considerazione di quelle che sono le dinamiche del bilancio. Quindi bene, vediamo che c'è questo cospicuo intervento per 400.000 euro, ci sono questi fondi per l'annualità 2021 per il Fondo di Solidarietà Alimentare, benissimo, anche se questo forse come concezione, come materia, forse avrebbe necessità di qualche approfondimento da parte dei consiglieri comunali, mi riservo di farlo, ma compatibilmente con il tempo a disposizione. Così come vedo favorevolmente anche l'aspetto legato ai vigili urbani, che a mio avviso sono pochi, non sono in grado di garantire una serena e consistente allo stesso tempo opera di vigilanza. Troppo poco, veramente troppo poco. C'è una vigilanza molto scarsa, talvolta eccessivamente tollerante, soprattutto nell'immediato centro urbano, in quel corso, ma ancora di più nella parallela, dove praticamente c'è un parcheggiare selvaggio, assolutamente non è possibile continuare a consentire. Ci deve essere anche un equilibrio tra le due zone. Da una parte si rischia di avvantaggiare taluno e svantaggiare altri. Quindi questa è una cosa che da parecchio avevo in mente di interrogare il sindaco, perché consentisse anche la donna. Non ho visto un vigile sul vico montanico, da parte dove non ho mai visto un vigile. Si parcheggia per destra e sinistra, si parcheggia negli spazi che Conad ha, ma si parcheggia anche in doppia fila. Quindi credo che qui ci sia la necessità di intervenire. E credo che l'ufficio dei vigili urbani debba trovare una sua collocazione diversa, una considerazione diversa, che per esempio sono curioso di sapere se la vigilanza attivata attraverso i monitor è ancora funzionante, c'è qualcuno che va a visionare queste stazioni, ci sono delle relazioni, vorrei approfondire anche le relazioni, le segnalazioni che questi vigili fanno nel loro girovagare, perché ci sarebbe molto da raccontare per avere quantomeno un quadro complessivo che l'amministrazione deve considerare. Ottimo anche l'intervento, devo dire, per quanto riguarda
la manutenzione straordinaria delle strade. Questa è un'esigenza che noi abbiamo rilevato nel corso di questo quinquennio più volte, perché avevamo delle strade veramente massacrate. Anzi, colgo l'occasione per segnalare una vistosa buca, un avvallamento abbastanza pesante sulla strada di accesso che va al Palazzo Tilly. Dalle poste, scendere giù, prima che appena si imbocca, c'è un cedimento molto pericoloso. Meno che non è stato fatto stamattina, fino a ieri ci sono passati, questa buca va ancora lì, pericolosamente, credo che ci sia un cedimento. Questo lo dico così, facendo una battuta, prima che occhiuti spioni pubblichino i social, magari attivando poi le menti chiuse e le bocche aperte. Sindaco, lì c'è pericolo, quindi in qualche modo bisogna intervenire. Così come, per esempio, con questo riallacciando un po' un discorso molto più generale, quello di cominciare a pensare anche, sono stato fino a stamattina al cimitero, ma e sappiamo quanto la cittadina di Casoli tiene al cimitero. Insomma, ci sarebbe molto, molto, molto da dire, anche in ordine a alcuni ruderi che sono ancora presenti, non capisco perché sono rimasti, di vecchie mura che sono rimasti nella parte a destra, guardando il cimitero a destra, così come la villa comunale, è lasciata lì, sembra un posto fuori luogo, fuori quello che doveva essere, così come il centro storico. Mi auguro che nel futuro il sindaco, questa maggioranza o un'altra maggioranza, quella che sia, abbia in qualche modo a cuore questa, perché a chiacchiere facciamo tante chiacchiere, poi i belli, più belli, meno belli, i balconi fioriti, però esiste effettivamente un disagio nel centro storico e nella sua ricchezza che potrebbe dare all'intero paese. E infine concludo con due punti interrogativi. Uno, che quando si elabora il risultato, il conto, il risultato del bilancio, si parte da una situazione di ricerca di quelli che sono i debiti dei crediti, però 1.375.000 euro di fondi di crediti inesigibili, di difficile esigibilità, insomma, meritano qualche attenzione. Ed infine, perché io, fino a che non mi smentite, io le delibere, le proposte di delibera, quant'anche con grande difficoltà, perché non ho stimoli, mai la politica non mi appartiene più, però me le vado a leggere un po' le delibere. Questa delibera, assessore De Vito, l'applicazione del bilancio, e per il 2019 e il 2021. Allora forse bisognerebbe correggere. Se mi dice dove si deve, io lo dico, l'avrei detto a ragioniere stamattina. Che pagina? Andare, qua non ci sono le pagine. Delibera. Sì. Il primo punto. Di applicare all'esercizio finanziario 2019-2021. Io non leggo la delibera, sai che voi la delibera non la leggete. No, no, non la leggo pure io, sono sottolineata. Secondo me, è così. Dice di applicare per le motivazioni di spesa di impresa al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, annualità 2019, l'avanzo di amministrazione del 2018, come mi sai che lo specifica? Scusa, cioè, di applicare. Per le motivazioni espresse in premessa, sono l'applicazione dell'esercizio finanziario 2019, non è già 2019, l'avanzo di amministrazione. Ma stiamo applicando l'avanzo di amministrazione sia pure del 2019-2018, ma lo stiamo applicando al bilancio 2021. Sì.
però questa somma è relativa. Questo l'ho capito. Questo l'ho capito. Ma noi l'avanzo d'amministrazione dovreste insegnare. E va applicato al bilancio del 2021. Però in questo caso noi stiamo utilizzando ancora i fondi del 2021. Non lo metto in dubbio questo, ma l'applicazione di quell'avanzo noi lo stiamo. Tant'è che nella pagina scusami. Ma tu, dei 250.000 euro che utilizzi come avanzo del 2018, lo stai sbloccando oggi per applicarlo all'esercizio 2021, o no? Però sono relativi. Ma non ho capito che sono relativi a quelli, ma che rende? Non diciamo, tant'è che poi c'è lo specchietto sia per... Vabbè, fate come volete, dai. Noi ci asseguiamo. Riguardo i vigili, è tornata in servizio la vigilessa Cavallo, abbiamo aumentato la funzionalità di altri due vigili part-time. Questo perché? Perché in questo momento particolare, a parte che è proprio di oggi, è proprio oggi l'intervento del sindaco di Teramo, che è presidente dell'Agenzia regionale, che lamenta e ha lamentato la prefettura, la questura, gli organi competenti, l'assenza di personale di vigili, che una situazione organica, adesso i numeri non li vorrei dire perché potrei anche sbagliare, di 70 vigili hanno 30, quindi per dare il senso. E infatti chiede anche come ANCI proprio di sbloccare dei fondi specifici per dare la possibilità ai comuni di poter assumere i vigili. E anche noi avremo bisogno di altri 5-6 vigili, ma magari poterli metterli in organico e farli lavorare, assolutamente sì. La volontà di questa amministrazione che si accorge delle difficoltà che ci sono in essere, in particolar modo in questo momento in cui, volevo sottolineare questa cosa qui, ci sono molti cantieri sul nostro territorio nello stesso momento e quindi di conseguenza si creano delle maggiori difficoltà quant'anche già ce ne sono di per sé, per quanto una carenza di personale sotto l'aspetto dei vigili, ma io per me andrei anche sopra gli operai, ci sono veramente tantissimo personale che bisognerebbe assumere negli enti pubblici. Sfondo una porta aperta sotto questo punto di vista. Nel nostro piccolo possiamo fare il passo, c'è sempre piaciuto fare il passo della propria gamba e quindi abbiamo assunto queste altre forze lavorative che possono dare il loro contributo e lo stanno dando. Tanto per avere un po' di memoria storica, il pre-Covid se la stava facendo un'azione molto specifica per quanto riguarda la sorveglianza di scolari nel corso di Casoli, corso Umberto I, e successivamente si stava passando a Vico Montaniera e le cose stavano funzionando e si stavano mettendo in atto. Purtroppo, poi è successo quello che è successo, si è bloccato ed è vero, c'è una situazione di estrema difficoltà per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda noi parcheggi, per quanto riguardano le difficoltà che viviamo quotidianamente noi che siamo abituati a vivere il nostro territorio. E poco, sicuramente sarà poco come tutte le altre cose, ma noi le facciamo. Le 250.000 euro, no, la villa comunale. La villa comunale è stata da poco sistemata, mantenuta, è stata fruita più volte, anch'io ho avuto il piacere di poter partecipare da parte della nostra scuola, proprio per avvantaggiare e i luoghi aperti, gli spazi aperti in questo momento oramai di un anno e mezzo di pandemia, che ci dimentichiamo facilmente che stiamo vivendo una pandemia. E la scuola ha utilizzato sia con delle classi specifiche, sia facendo le feste, cosiddette feste di fine anno, a cui ho partecipato anch'io, trovando veramente un'accoglienza molto piacevole. Oggi stesso stavo pulendo nuovamente la villa perché
c'è una crescita esponenziale del verde anche in questo periodo di siccità, ma purtroppo è così. Quindi la villa viene utilizzata e a noi ci fa anche molto piacere. Per quanto riguarda la manutenzione delle strade, anche su qui sfondiamo una porta aperta, è un qualcosa che in 5 anni la stiamo vivendo costantemente, cercando di mantenere nel modo migliore possibile le strade del territorio di Casoli, che è un territorio fatto di 66 km quadrati, il doppio di Pescara, lo ripeto sempre questa cosa qui, tanto che mi piace, ma proprio per dare l'idea di quanto è grande Casoli. E siccome non solo le parole sono belle, potete dire, sapete dire, sapete acclamare, però i fatti sono altrettanto belli da poter elencare e più volte ne abbiamo parlato, e proprio sulle strade questi 250.000 euro fanno unione con altri 280.000 euro che si stanno vedendo adesso i frutti, dopo che nel maggio-giugno dell'anno scorso si è fatta la delibera di affidamento dei lavori per quanto riguarda i 280.000 euro di strade, manutenzione delle strade. Noi in 5 anni abbiamo fatto la bellezza tra strade e marciapiedi di circa 1.300.000 euro. Io sfido veramente molti a poter una via nuova, cioè, anche a livello politico, c'è una pensione diversa. Per tutti, capito? E noi questa cosa qui in 5 anni l'abbiamo portata avanti proprio come scelta voluta, consapevole e programmata proprio nel mantenere possibilmente una certa equità e soprattutto dove vi è più interesse un po' di tutte le strade del nostro territorio. Queste 250.000 saranno nuovamente investite sul territorio, sia sul nostro territorio che è talmente vasto. Adesso non sto ad elencare tutte le strade, avremo modo di elencarle nel proseguo di questi mesi. Poi per quanto riguarda i crediti di dubbio esigibilità, mi hanno appuntato per chiedere un passaggio, e quella è la normativa che ti rimette in modo stringente e crescono così esponenzialmente, perché lo Stato, proprio per evitare che ci siano delle somme utilizzate senza che quello che è capienza reale, predispone alla ragioneria dello Stato la volontà di calmierare in modo forte e quindi fermare quelle somme e non poter utilizzare. Perciò è una cifra così. È una curiosità. Sì, no, ma scopra mi piacciono queste cose, perciò mi piacerebbe. Quindi io ringrazio l'assessore al bilancio, ringrazio l'amministrazione comunale che ha questa voglia ancora a fine mandato di poter portare avanti le varie attività che questo comune ha necessità e bisogno. Grazie Presidente. Io volevo fare soltanto una precisazione. Mi riferisco a quello che consigliere Barrara. Per quanto riguarda la delibera, noi diciamo, punto 1, sono due punti, punto 1, di applicare per le motivazioni espresse al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019-2021, annualità 2019, l'avanzo di amministrazione che risultava dall'approvazione del rendiconto del 2018. E c'è un primo spezzetto dove vengono utilizzati i 250.000 euro. Secondo punto, di dare atto e si va a parte di quanto risposto al precedente concorso, l'avanzo di amministrazione residuo risulta così composto e utilizzato, che complessivamente di punti liberi abbiamo ancora tolte le 250.000 euro del 2019, 179.733,60. Quindi non vedo nessun parere. Grazie per questa precisazione, non abbiamo una cultura diversa, Domenico. Quindi io mantengo ferma la mia linea, e quantomeno è il dispositivo è quantomeno confuso. Per me è molto chiaro. Vabbè, siete voi che gestite. Grazie Presidente. Grazie.
Grazie Presidente. Chiaramente da parte del gruppo di maggioranza il voto non può che essere favorevole. Chiaramente ora chiedo scusa, un piccolo girato di testa e la chiamata in politica. Rispetto del Consiglio. Voto favorevole da parte del gruppo di maggioranza. Mi dispiace che diciamo questi 250.000 euro durante il semestre stradale, li approvo come consigliere comunale, probabilmente non li devo organizzare come consigliere comunale, una piccola battuta del consigliere Barrella me la consente, in questi anni lì ha fatto spesso riferimento a questi balconi fioriti, ma qualcosa ha qualcosa contro i fiori, qualcosa contro il gelaio, no? Di Dio, mi passi la battuta. Ovviamente è una cosa che accolgo favorevolmente, che la politica ritorni nei luoghi dove deve essere fatta e non sui social, che devono essere semplicemente una cassa di risonanza per i luoghi dove la politica si fa e si deve fare. Quindi voto favorevole da parte del gruppo di maggioranza di confermare. Grazie consigliere. Vedi qualcosa? No, sono buttato 5 minuti, un mese e mezzo, 3 anni fa. Chi è favorevole al punto numero 3 dell'ordine del giorno che ha come oggetto la lezione di bilancio, applicazione e avanzi di amministrazione? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con ulteriore votazione si chiede anche l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Si astiene? La delibera approvata. Non vi sono altre domande all'ordine del giorno. Grazie per la partecipazione a tutti e dichiaro chiusa la seduta. Buona serata a tutti. Grazie.